Amici sportivi, ben ritrovati sul mio canale YouTube, sono Gabino 90, torna alla rubrica settimanale Diretta C. Oggi in programma la seconda giornata di campionato di Lega Pro Girone B. Andiamo insieme a leggere il programma delle partite di quest'oggi: Pontedera, Carrarese, Pescara, Pineto, Arezzo, Rimini, Recanatese, Sestri Levante, Vispesa, Rospal, Perugia, Gubbio, Cesena, Ancona, Entella, Olbia, Torres, Fermana, Juventus, Next Gen, Lucchese. Innanzitutto tengo a ringraziare tutti coloro che hanno visto il primo video, la prima puntata di questa rubrica settimanale Diretta C. Andiamo subito al campo principale di questa seconda giornata, che è il Manuzzi di Cesena, per assistere a Cesena Ancona. Buona visione. Siamo al Manuzzi di Cesena. Ben ritrovati cari amici e cari amiche per la seconda giornata di campionato Diretta C. Quest'oggi la partita integrale sarà al Manuzzi per Cesena Ancona. Le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Eccole qua, insieme alla terna arbitrale, tutto esaurito qua a Cesena. Una grande rappresentanza anche di tifosi dorici. 1500 quest'oggi al Manuzzi di Cesena. Andiamo a leggere le due formazioni: il Cesena con Anziano in porta, Cioffi, Coccolo, Prestia, Calderoni in difesa, De Rose, Areic, Chiarello, Varone a centrocampo, Cargbo, Corazza, il duo d'attacco per i cesenate. Risponde l'Ancona, Perucchini in porta, difesa 3, Pellizzari, Cella, Nador a centrocampo, Gavioli, Gatto, Peli, Deramo, Agemang, Energe, Spagnoli, il duo offensivo. Tengo a precisare che gioca la CPU contro la CPU e di conseguenza non siamo noi a gestire le formazioni, quindi la CPU ha inserito Deramo, che sulla realtà è infortunato, e ha messo Nador come braccetto di sinistra, anche se quest'ultimo in diverse squadre ha giocato come difensore centrale. Lui è un mediano, ma la CPU lo ha inserito come braccetto di sinistra. Si parte, andiamo in cronaca per questa partita. Cargbo ci prova subito il Cesena, chiude l'Ancona, Emanuele Gatto, Deramo, Energe quest'oggi al posto di Cioffi. Dal primo minuto l'ex carrarese Spagnoli allarga il gioco in direzione di Agemang, uno contro uno, Agemang in profondità per Spagnoli, viene chiuso però l'attaccante biancorosso. Ancora l'Ancona in possesso, Deramo allarga il gioco in direzione di Agemang, Cioffi lo chiude, rimessa laterale per l'Ancona in zona d'attacco, Agemang con le mani, tocca corto per Deramo, prova ad entrare in area di rigore Michael Deramo, viene chiuso però da tre giocatori del Cesena. Riparte Cargbo sul lato destro del campo, chiude però un sontuoso Emanuele Gatto, Deramo di prima intenzione, palla persa dall'Ancona con Raichi che la recupera, Cargbo, palla per Chiarello, prova a servire dall'altra parte Corazza, pallone sbagliato, esce Perucchini che la fa sua, va al lancio profondo in direzione di Deramo, colpo di testa del centrocampista biancorosso, palla recuperata dal Cesena con Garpo, lato destro del campo, una serie di finte, va a servire in modo errato Cioffi, rimessa laterale per l'Ancona, 21 primi 2 secondi cari amici, è 0-0 al Manuzzi fin qui tra Cesena e Ancona. Nador, Deramo va a allargare, scusa Gabino, intervengo dal Manucci per segnalare il vantaggio del Pontedera sulla Carrarese, ha segnato Paudice al 22esimo minuto, 37 sono i secondi, si sblocca il parziale al Manucci. Da rivedere l'azione che ha portato al gol i padroni di casa con Paudice, bella questa azione tutta di prima con l'attaccante Granata che sigla il gol del vantaggio. Ribadiamo il punteggio dal Manucci, Pontedera 1, Carrarese 0. Molto bene in direzione di Lorenzo Peli, insiste l'Ancona, Peli va a sbagliare il servizio per Energe. Dopo il pareggio nella prima giornata di campionato per la squadra dorica allenata da Donadel, 1-1 in casa contro il Perugia, partita bene la squadra dorica nella prima giornata portando via un punto preziosissimo in casa contro una squadra importante comunque, contro il, come quella del Perugia. De Rose
palla in verticale, Chiarello. Aric, Garpo, palla ancora per Chiarello, rete, arriva il vantaggio del Cesena con l'Ancona che si fa sorprendere in fase difensiva, ha segnato Roberto Chiarello per l'1-0 dei bianconeri, da rivedere l'azione che ha portato al gol i padroni di casa, un buco enorme in fase difensiva lasciato dalla retroguardia dorica, ne approfitta Chiarello che batte Perucchini in uscita. Cesena 1 Ancona 0 dopo mezz'ora di gioco. Esattamente intervengo dal comunale di Chiavari per segnalare il vantaggio dell'Entella, ha segnato Alessandro Fagioli il gol che porta avanti i biancocelesti. Da rivedere la bella giocata qua, Peterman va a servire in profondità, Fagioli defilato, la piazza sul palo più lontano. Ribadiamo il punteggio dal comunale, Virtus Entella 1, Olbia 0, la linea che torna a Cesena. 31esimo minuto, il vantaggio del Cesena. Ora vediamo se la squadra biancorossa prova a rispondere al vantaggio cesenate. Pallone giocato lungo, chiude per... Intervengo dalla Curi di Perugia per segnalare il vantaggio del Perugia contro il Gubbio, ha segnato l'attaccante Rider Matos, il portoghese l'ha messa dentro, da rivedere il traversone dalla destra, colpo di testa di Kudrick parato, poi arriva Rider Matos che sulla ribattuta non sbaglia e porta avanti i suoi. Ribadiamo il punteggio dal Renato Curi, Perugia 1 Gubbio 0, la linea che torna a Cesena. Il Cesena in fase difensiva, Corazza, Garpo, ancora Corazza, Garpo, duellano i due attaccanti del Cesena, palla per Varone, chiude un sontuoso Gavioli, serve energia, ancora Gavioli prova a respirare e a gestire questo possesso palla della squadra biancorossa con Spagnoli che tocca per energia, palla giocata a sinistra per Agemanga, viene chiusa però la transizione dorica con il gladiatore Alberto Spagnoli che sbaglia il passaggio. Ciofi, tre minuti alla fine del primo tempo più recupero. Intervengo da Torino, Gabbino, per segnalare il vantaggio della Juventus Next Gen, ha segnato Lorenzo Cerri per l'1-0 dei bianconeri contro la Lucchese. Andiamo a rivedere il gol appena segnato da Cerri, disattenzione della retroguardia rossonera, colpo di testa di Cerri che batte il portiere della Lucchese, tutto solo e libero di colpire a rete. Ribadiamo il punteggio da Torino, Juventus Next Gen 1 Lucchese 0, la linea che torna a Cesena. Oh, se verrà concesso, ma credo di no perché non è mai stato interrotto il gioco. Comunque c'è la palla per Gavioli. Intervengo per la seconda volta dal Mannucci per il raddoppio del Pontedera, ha segnato Federico Nicastro per il raddoppio dei padroni di casa. In contropiede la Carrarese si è fatta sorprendere qua, difensivamente disastrosa la squadra giallazzurra, Nicastro ne approfitta per il raddoppio dei suoi. Ribadiamo il punteggio dal Mannucci, Pontedera 2 Carrarese 0, ha segnato Nicastro al 45esimo, la linea che torna a Cesena. Intervengo ancora una volta dal Renato Curi perché c'è il raddoppio a fine primo tempo del Perugia, ha segnato Kudrig, l'ex Juventus Under 23, la piazza con un grande diagonale qua, disattenzione del Gubbio. In fase di possesso palla ne approfitta il Grifone, gran sinistro in diagonale di Kudrick che batte il portiere del Gubbio. Ribadiamo il punteggio dal Curi, Perugia 2 Gubbio 0, la linea che torna a te. Energe Pellizzari, finisce qua infatti senza recupero la prima frazione di gioco, punteggio dice Cesena 1 Ancona 0. Si ritorna in campo per la seconda frazione, possesso palla per l'Ancona, brutto primo tempo, bisogna essere onesti, da parte dei ragazzi di Donadel. Vediamo se l'Ancona è entrata in campo con un altro atteggiamento in questo secondo tempo. Gavioli
Palla per Veli, non ha servito però l'esterno destro che si stava sovraggiungendo sul lato destro del campo. Calderoni con tutta la calma avanza a piccoli trotti, il terzino sinistro del Cesena. Barone per Chiarello, l'autore del gol dell'1-0. Carbo prova a concludere dalla lunetta dell'area di rigore. Palla fuori, troppo alta la sua conclusione. Rimessa dal fondo, Perucchini se ne incarica, Nador. Intervengo per la seconda volta dalla comunale di Chiavari perché la Virtus Entella ha raddoppiato la firma di Luca Zamparo, l'attaccante ex reggiana. Sigla il gol, realizza il gol del 2-0. Ribadiamo il punteggio dalla comunale Virtus Entella 2, Olbia 0, la linea che torna a Cesena. Agemang a piccoli trotti, l'esterno sinistro biancorosso. Intervengo dal Benelli di Pesaro per segnalare il vantaggio della SPAL. Ha segnato Nicola Dalmonte al 55esimo minuto nel corso della ripresa. Si sblocca il parziale a Pesaro. Da rivedere l'azione che ha portato al gol Dalmonte, numero 24. Batte l'estremo difensore pesarese. Ribadiamo il punteggio dal Benelli di Pesaro 0, SPAL 1, la linea che torna a Cesena. Nador cambia lato, serve Pellizzari, l'ex Fermana avanza. Peli. Intervengo dall'Adriatico di Pescara per segnalare il gol del Pineto. A sorpresa la squadra abruzzese passa in vantaggio al 57esimo minuto con la zampata di Pellegrino. Da rivedere il gol degli ospiti dopo un'azione prolungata. Il Pescara si fa sorprendere. Bella la girata di prima di Pellegrino che trafigge l'estremo difensore pescarese. Ribadiamo il punteggio dall'Adriatico. Pescara 0, Pineto 1, la linea che torna a Cesena. Troppo molle l'Ancona in questa partita. Corazza, bella palla per Gakpo, esce però Perucchini, la fa sua. Siamo al 60esimo della ripresa. L'Ancona non si è mai resa pericolosa in questa partita. Vedremo se ci sarà qualche cambio da parte del mister, sicuramente, perché c'è da cambiare qualcosina. Pallone giocato lungo per Energe di testa, poi Deramo va a sbagliare il servizio. Reich, Chiarello, in verticale Corazza, spazio il Cesena, sbaglia però quest'ultimo. Scusa Gabino, intervengo da Arezzo per segnalare il vantaggio del Rimini. Grazie al gol di Morra, la squadra ospite sigla il gol del vantaggio. Da rivedere l'azione che ha portato la marcatura di Morra. Gran gol per l'attaccante riminese sotto il 7. Nulla può l'estremo difensore Borra dell'Arezzo. Ribadiamo il punteggio. Arezzo 0, Rimini 1, la linea che torna a Cesena. Riparte l'Ancona con Michael Deramo, palla per Energe, di prima per Spagnoli, a sinistra avanza Agemang, deve indietreggiare però l'esterno biancorosso. Qua il passaggio in verticale di Gavioli per Energe è sbagliato. Intervengo ancora dal Curi di Perugia per segnalare il gol del Gubbio. Ha segnato Di Stefano, accorcia le distanze la squadra umbra che torna in partita. Da rivedere il gol di Di Stefano. Gran conclusione, nulla può Furlan, l'estremo difensore perugino. Ribadiamo il punteggio dal Curi, Perugia 2, Gubbio 1, la linea che torna a Cesena. Il Cesena torna in possesso di palla, anche il Cesena fin qui non è che abbia fatto chissà cosa, solo il gol di Chiarello, quell'errore. Intervengo dal Tubaldi di Recanati per segnalare il vantaggio della Recanatese con Marco Lipari al 70esimo minuto esatto nel corso della ripresa. La squadra leopardiana passa, bisogna dire la verità, immeritatamente in vantaggio. Prima occasione, primo gol per i padroni di casa con Lipari. Ribadiamo il punteggio dal Tubaldi, Recanatese 1, Sestri Levante 0, la linea che torna a Cesena. Loro in fase difensiva dei 12, se no
Non è una partita entusiasmante, cari amici. Pallone giocato nel mezzo del Cesena, la recupera l'Ancona con Agemang, Spagnoli la controlla, è placcato da Cioffi che va a recuperare un pallone importante. La squadra di casa prova a trasformare l'azione di difesa. Interviene Perugia Gabino per il terzo gol del Grifone, ha segnato Kudrig, doppietta per l'attaccante del Grifone. Incredibile, pochi minuti dopo il vantaggio, dopo il gol del Gubbio, pardon, del 2-1, arriva in il capovolgimento di fronte, dove Kudrig sigla il terzo gol. Ribadiamo il punteggio: dal Curi, Perugia 3, Gubbio 1, la linea che torna a te. Offensiva in offensiva, Chiarello, siamo al limite, bravissimo Cella, sontuoso step. Intervengo da Torino, Gabino 90, per segnalare il raddoppio della Juventus Next Gen, Ioculano, il marcatore del raddoppio della squadra bianconera. Ancora una volta i ragazzi della squadra della Juventus Next Gen hanno trovato la via del raddoppio, gol di Ioculano per il 2-0. La linea che torna a Cesena. Panocella che la va a recuperare, riparte la con energie per Spagnoli, e a tu per tu con l'estremo difensore Alberto Spagnoli, no, si divora letteralmente il gol del pareggio, prima palla gol al 77esimo da parte dell'Ancona, Alberto Spagnoli a tu per tu con l'estremo difensore del Cesena. Mamma mia, cosa ha sbagliato il gladiatore, la spara fuori a fil di palo. Occasionissima, fuori Energe, dentro Mattioli. Arrivano i cambi in casa Ancona, 12 minuti dal 90esimo. Cesena che prova a controllare ora. Interviene ancora l'Adriatico per segnalare il pareggio del Pescara, ha segnato Cuppone a 11 minuti dal 90esimo. Esattamente al 79esimo il Pescara trova la via del pareggio con Cuppone. Da rivedere il suo gran tiro dal limite che batte il portiere del Pineto. Ribadiamo il punteggio dall'Adriatico: Pescara 1, Pineto 1, la linea che torna a Cesena. A 10 minuti dalla fine questo vantaggio di una rete a 0 maturato nel primo tempo. Mattioli viene chiuso però dall'ottimo lavoro difensivo del Cesena, che riparte con corazza a destro. Perucchini, centrale, occasionissima della ripresa per il Cesena, con corazza che calcia addosso a Perucchini, va al lancio lungo l'estremo difensore Dorico, Mattioli di testa viene anticipato. Intervengo ancora una volta al comunale di Chiavari perché la Virtus Entella fa tris, ha segnato Peterman, l'ex calciatore del Foggia, sigla il terzo gol dei biancocelesti. Da rivedere la difesa dell'Olbia, da rivedere completamente stordita la squadra sarda in questa partita. Ribadiamo il punteggio dal comunale: Entella 3, Olbia 0, ha segnato Peterman, la linea che torna a Cesena. Insiste il Cesena, Varone, 3 minuti alla fine del match. Interviene Sassari per segnalare il vantaggio della Fermana all'88esimo minuto, ha segnato Tommaso Fontana, la panchina dei Canarini entra in campo, un gol isperato da parte dei marchigiani dopo che la Torres ha dominato fin qui l'incontro. Prima azione saliente della Fermana, primo tiro in porta, primo gol ha segnato Tommaso Fontana. Ribadiamo il punteggio: da Sassari, Torres 0, Fermana 1, la linea che torna a Cesena. Recupero naturalmente, Nador, Agemang, vediamo se la squadra di Donadello riuscirà ad agguantare il pareggio. Scusa Gabino, intervengo per la terza volta dal Mannucci, terzo gol del Pontedera, ha segnato Del Lupo, Del Pupo. Da rivedere il gol che ha portato alla marcatura del centrocampista del Pontedera, il palo qua colpito sempre dal Del Pupo, la palla che ritorna sui suoi piedi e trafigge l'estremo difensore giallo-azzurro. Ribadiamo il punteggio dal Mannucci, Pontedera 3, Carrarese 0, la linea che torna a Cesena.
peggio in extremis, c'è però da attaccare, forza ragazzi. Intervengo dal Benelli per segnalare il pareggio a sorpresa della Vis Pesaro all'89esimo minuto, vicini al 90esimo, ha segnato Diop. Da poco è entrato in campo, da rivedere il gol dell'attaccante biancorosso. Qua a difesa della spalla si è fatta sorprendere. Gran collo destro di Diop che batte l'estremo difensore Spallino sul primo palo. Ribadiamo il punteggio dal Benelli, Vis Pesaro 1, Spal 1, la linea che torna a Cesena. Andiamo in avanti, Gavioli, un solo minuto di recupero, Spagnoli la controlla, serve Mattioli, c'è largo a destra Peli, lo va a servire Spagnoli, palla troppo corta, la recupera Calderoni. Ormai l'arbitro fischierà la fine, infatti è così, sconfitta amara in quel di Cesena per i ragazzi di Marco Donadel, una brutta ancona, una sola occasione maturata al 77esimo con Alberto Spagnoli. Per il resto c'è da lavorare molto il mister per migliorare ancora questa squadra. Ribadiamo il punteggio dal Manuzzi, Cesena batte Ancona 1-0, la linea che torna allo... Amici sportivi, torniamo in studio per andare a leggere i risultati completi della seconda giornata di campionato. Sono stati realizzati ben 20 gol in questa seconda giornata. Pontedera, Carrarese 3-0, Pescara Pineto 1-1, Arezzo Rimini 0-1, Recanatese Sestri Levante 1-0, Vis Pesaro Spal 1-1, Perugia Gubbio 3-1, Cesena Ancona 1-0, Entella batte Olbia 3-0, a Sassari la Fermana batte la Torres 1-0, Juventus Next Gen batte la Lucchese 2-0. Questa è la classifica dopo la seconda giornata di campionato. Non abbiamo squadre a punteggio pieno: Entella, Pontedera, Perugia, Juventus Next Gen, Spal, Fermana, Cesena e Rimini 4 punti. Con 3 punti troviamo Sestri Levante, Recanatese, Torres, Gubbio. Con 2 punti Pineto e Pescara, con un solo punto Vis Pesaro, Ancona, Carrarese, Olbia, ferme ancora a 0, Lucchese e Arezzo. Io vi ringrazio di aver seguito Diretta C per la seconda giornata di campionato di Serie C, Girone B. Gabbino 90 vi dà appuntamento a sabato prossimo per la terza giornata di campionato. Ciao a tutti e buon fine settimana.